Una doppia, Marco e Goldiat. Prendi il checkpoint, Maronna. Con freestyle e andiamo a chiudere nel canestro. Hi guys, fa la galera. Hola chicos, ciao ragazzi. Welcome to the second episode of Extreme Races. I hope you enjoyed the video and see you. Bye. Ciao ragazzi, eccoci qui alla seconda, diciamo al secondo episodio di gare estreme. Sono qui con la prima gara a 100% in Sanidagi e ho scelto due gare molto belle, molto divertenti. Andiamo subito a vincerle, dai. Ok raga, ho scelto la Zentorno, mi andava, poi nella descrizione c'era scritto che si poteva usare, quindi ogni tanto va bene. Qui partiamo, già qui, col tunnel, con il Warride nel tunnel. Se tocchiamo meno possibile è ancora meglio, perché andiamo, prendiamo più velocità. Ottimo, così andiamo perfetti, andiamo al primo posto. Non è la prima posizione, la prima posizione. Mi sono mangiato un po' di parole. Curvozza qui, non so, sono 16 o 18 checkpoint, sono due giri, quindi tra poco 17 checkpoint, 16 o 18 la media. Comunque raga, tra poco arriverà, credo, questo mega wall ride. Allora raga, qui c'è una spirale intanto che non sembra complicatissima, però non voglio parlare prima di quello. Ah, e qua c'è il wall ride. Cazzo, non me l'aspettavo così. Cioè c'è prima una spirale che non è per niente semplice, perché è abbastanza stretta, nel senso che è stretta con quando si gira lì, quando si è a testa in giù, ecco. Quindi poi c'è questo wall ride che viene dopo la spirale, che sembra abbastanza infame. Però proviamoci. No. Oh cazzo, raga, aiutiamoci con la visuale, così. Dai, che ci siamo, dai. Sì. E andiamo. Raga, sì, già c'è qualcuno, l'ha fatto la prima. What the fuck, Sir Chavons ce l'ha fatto la prima. Intanto qui lo teniamo come delle bravissime ballerine classiche, di danza classica. E chiudiamo questo primo giro in seconda posizione. Ma cazzo raga, sono rimasto a bocca aperta. Questo l'ha fatto già la prima. Mostruoso, mostruoso. Quindi, raga, non voglio di nuovo chiudere in seconda posizione. Dobbiamo andarci a prendere questa fottuta prima posizione subito. E immediatamente. E se no cacciamo dalla crew questo... Sto scherzando. Allora, raga, chiudiamo ancora questa curva qui. Ottima. La Zentorno è un po' diversa dall'Osiris e della T20 con come manovrabilità, ecco. Comunque, raga, ho in mente di fare anche qualche fact time dove rispondo un po' alle vostre domande. Vi farò sapere io quando scrivere le domande qui sotto in descrizione. E altra cosa, penso che in questi giorni potrà arrivare qualche tutorial del creatore di GTA, quindi stay tuned e aspettatevi questo nuovo cosa. Facciamo questo wall ride qui, mi raccomando, con calma. Questo wall ride che ormai viene usato tantissimo da tutti i creatori, è un must ormai. Allora, abbiamo 25 secondini di distacco, cioè praticamente dovrebbe sbagliare almeno minimo una volta, ma credo anche due, che forse l'ha fatto veramente la prima botta subito veloce. Allora, eccolo qui, è lui, abbiamo superato proprio lui. Ora andiamoci a provare subito. Oh, però ragazzo, non sono partito benissimo, ma ci riprendiamo. Brava Zentorno. No, porca Eva. Siamo terzi ragazzi, siamo addirittura terzi. E credo che Sir Chavons l'ha fatto addirittura di nuovo alla seconda. Complimenti a lui raga. Speriamo allora almeno di chiudere in seconda posizione questa gara. Però effettivamente ho incontrato un player. Ah, bravissimo, sbagliato, cazzarola. Dai, riproviamoci, addirittura siamo quarti. Addirittura quarti, no, un po' troppo. Un po' troppo, quarti. Questa è un'insanidaggi. No, perché si aumenta? Perché si alza subito? È troppo. E intanto ci manda un messaggio al Fix Mito, quasi a prenderci in giro. No, grazie. Obrigado, mano. Oh. Ok, raga, ora concentrati. È strano questo coso, perché la macchina va, non va. Guardate. Dai. Ok, ci siamo. Questa volta ci siamo. Ci siamo e non ci fermiamo. Proviamo qualche pirouette strana, tipo così, roba del genere. Casuali.
Terzi, ragazzi, non secondi, quindi 34 secondi di Goldite. E purtroppo, raga, andiamo a concludere in terza posizione. Goldite è italiano, quindi lo salutiamo. E raga, ci vediamo direttamente al traguardo. Ed eccoci qui, raga. Ci stava aspettando Goldite. No, vai. Dai, lo facciamo storia, vai. Vai. Perché non posso spingerti se fantasma? Dai, vai. Vai che dobbiamo andare alla terza gara, dai. Dai che gli iscritti si scocciano. Grandissimo. Ok, raga, ci vediamo subito alla prossima gara. Eccoci qui, raga. Siamo alla seconda e ultima gara del second and last race, guys. We are in a GTA race and questa è una gara di basket. Sì, raga, proprio basket. Dovremmo fare canestro con la nostra sportiva. In questo caso ho preso la Verlier. Cerchiamo, ecco qui, basta. Già mi vogliono fottere con le loro macchine. Cazzo, ho preso il primo. Il tempo era bugato, non era... No, non mi uccidere. Cazzo. Per quanto l'ho scansato. Sicuro qualcuno... Eccolo. Sicuro mi arriva. E per fortuna, scanso tutti. E andiamo a fare canestro. Guardate che spettacolo. Guardate... No, non l'ho fatto, ma ho preso il checkpoint. Questo è l'importante, andiamo a esplodere. Quinto posto, voglio prendere almeno la prima posizione in questo episodio, cazzo. Una la devo prendere. Mi sa che è inutile che spreco queste bombe adesive. Se ci sono missili dappertutto, lo buttiamo uno così a caso. Non uccido. Guardate le bombe di merda che non mi fanno prendere il checkpoint. Muoviti, veloce. C'è un turbo qua. Veloce, grandissimo. Ok, ragazzi, facciamo questo grandissimo canestro da tre punti. Oh, c'è qualcuno dietro che mi schianta nel muro. Però lo prendiamo benissimo così. Ci giriamo perfetti. Veloce. Accelerati, siamo terzi. 13 secondi dal primo posto. Missilone. Non ho preso nessuno, ho preso quello che stava respawnando. Eccolo qui. Non l'ho preso. Come è possibile non l'ho preso? Questo sì, Gold. Mi dispiace. No, forse non facciamo canestro. Sì, prendiamo il checkpoint. L'importante è prendere il checkpoint, siamo primi. Dobbiamo essere scaltri. Dobbiamo avere la cosiddetta cazzima, come si dice in napoletano. E infatti ce l'ho. Non voglio essere volgare. Ok, siamo secondi. Muoviti, veloce. Questa auto è velocissima, a parte gli scherzi. Ok, raga, c'è qualcuno dietro. Però non riusciamo a prendere. Oh, ci si è spinto tantissimo. E vaffanculo, ci ha spinto e non ci ha fatto prendere il canestro, porca Eva, ragazzi. Abbiamo perso tantissimo tempo ora. Però proviamoci. Non è detta l'ultimo. Buttiamo uno così a caso. Raga, voglio entrare bello dolce nel canestro. Ah, perfetto così. Perfetto, girati. Perfetto, siamo terzi. Quante volte ho detto perfetto, non si sa. 16 secondi da Goldat che è stato appena ucciso. Ho preso qualcuno, ho preso lui. Non ho fatto apposta, ma ho preso lui. E andiamo, raga, andiamo. Un altro missile è preso. Prendi qualcuno. E prendiamo Goldiat. Una doppia. Marco e Goldiat. Prendi il checkpoint. Madonna. Con freestyle. E andiamo a chiudere nel canestro. Siamo secondi. E andiamo a chiudere pure. Abbrustolendoci. Abbiamo 6 secondi al Racing Benji. E purtroppo lì già c'è il traguardo. C'è bisogno di qualcuno che uccida lui. Ragazzi, uccidete Racing Benji. Uccidetelo. Ora. Uccidetelo. Hanno ucciso Racing Benji. Ragazzi, hanno ucciso Racing Benji. Siamo primi. Nel canestro, ci serve il canestro. Prendo, ho ucciso qualcuno. No, non ci credo, raga. Andiamo a chiudere. E andiamo a chiudere in prima posizione. Ragazzi, finalmente. Che dire. Se vi è piaciuto l'episodio, raga, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se vi piacciono questi episodi. Vi porterò tutorial e altri episodi del genere. Ragazzi, adios.